Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui su Gran Turismo 2. Non me ne ero proprio accorto che fosse incominciato il video. E dobbiamo fare finalmente la Lega Europea, la Lega Nord, che cazzo dobbiamo fare? Intanto dopo quel video del giro veloce che ho caricato di tanto tempo fa con la macchina lì, con la Unisia GT, ma che cazzo sto dicendo? Cominciamo qui, Epicon Hill. Allora, queste auto sono particolarmente potenti, con la mia non riuscirò a farne merito cazzo, non lo so se riuscirò a fare. Proviamo, io provo, quel che succede succede un cazzo. Ah, ma sono tutte macchine normali, cioè sono quelle che ho già ospitato, cioè non ho capito perché. Pensavo, mi aspettavo auto più potenti, tutte quelle sponsor così. Ma come fanno a potenziarsi così queste auto? Cioè non lo so. Io sono ancora più veloce di loro. Che bello. Che bellissima cosa. Sì, bravo. Bravo un cazzo. Dai, dai, no, bravo, bravo. Ah, ecco, una sfida che aspettavo. Una sfida, ogni tanto ci sta la sfida contro le vetture. Vetture con doppia V. C'è il naso che mi chiude, ragazzi. Mamma mia, che bellezza. Oddio, dove cazzo vai? Bravo, bravo, bravo. Frena, bravissimo, bravissimo. Bravissimo a chi? Bravissimo a chi? Ah, hanno aggiunto gli alberi qua a fianco. Nella gara precedente non c'erano. O non aveva caricato male la mappa. Nella gara precedente, intendo l'ultima volta che ho fatto questa gara, non c'erano quegli alberi lì. Dai, che ce la puoi fare. Non sbagliare. Cioè tipo mi sta dando il solletico al naso. C'è una mosca che mi sta entrando nel naso come un coglione. Beh, ora facciamo le persone serie, guardate. Facciamo le persone per bene. Facciamola tutta la chicane, ragazzi. Facciamola tutta. No, col cazzo. Noi la dovevamo tagliare quella chicane. Gira, bravissimo. Sto arrivando prima a questa gara. Che felicità. Che felicità. Eh sì, ma deve finire subito, dai, tre giri così è un po' pallosa. Poi la serie ti fa andare in paranoia, cioè te ne fa andare proprio. Gira, bravissimo. Bravo. Ah, ma io qua dovrei vincere un'auto, cioè ogni gara dovrei vincere un'auto, non mi ricordo. Non ho capito bene qua com'è. Forse ogni gara dovrei vincere una vettura, come succedeva negli eventi speciali. Mi ricordo che era così. Ed erano auto veramente potenti quelle che si vincevano. Però non mi ricordo se era proprio qui o più avanti nel tempo. Dai che acceleri, che ce la fai. Vi avviso già che quando faremo la Lega finale, cioè le ultime 5 gare, farò tutto in una puntata. Non farò puntate separate perché romperebbero di più. No, puntate separate sinceramente poi toglie tutta quella, cioè oddio, immette suspense, però la toglie nello stesso tempo. Quindi non conviene. Dai, cammina sulla terra. Vai, tagliamo tutto, che fa niente. Cioè io vi ho dimostrato prima che la curva la so fare. E la so fare pure con certo stile. Per dimostrarvi che io so videogiocare a questo gioco. Io so giocare. Voi vi prendete per un ragazzo stupido, ma io so giocare. Minchia, il terzo giro già. E tutti si separano. Invece se io stavo in mezzo, stavo, che so, quarto, terzo in questi giri, eravamo tutti attaccati. Per qualche strano motivo. O sono io che sono un magnete del cazzo così. Perché tutti si distaccano. Perché? Perché? Sto puzzando. La macchina mia puzza. Però è bella, dorata, bronzo. Che cazzo è? Che colore è? Bronzo all'incirca. Facciamo una curva del cazzo. No, ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Che poi non l'ho premuto nemmeno il tasto. Vediamo che cazzo è. Mi manda il messaggio su WhatsApp. Ah, ok, ho capito. No, leggevo i messaggi su WhatsApp mentre registro così. Ok, accelera. Bravissimo. Bravissimo. Continuiamo a accelerare. Vediamo la città in orizzonte. Però sono modelli 3D. Quella città è modelli 3D, sembrano. Ma non lo sono. Ecco che questa gara l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto il culo a questa gara. No, frena. Bravo. C'è uno che è rimasto incastrato là. Guardate sulla minimappa.
No, se potesse velocizzare il replay potrei vederla, l'avessi veduto. Ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, come una cosa che uno è rimasto là incastrato nella minimappa. Quindi un cazzo, ti viene il cervello Roof. Ah, non è una Porsche, è la Roof. Che si chiamava Roof, la chiamavo Roof. Mamma mia, che caldo! Io sento caldo. Voi sentite freddo? Io sento caldo. 10.000 crediti, vediamo. Una nuova vettura, ragazzi. Questa è un'auto speciale, me lo sento. Questa è un'auto speciale. Questa è un'auto speciale. Questa è rotto il cazzo. Questa è un'auto fantastica, ragazzi. Allora devo cercare di andarla a vedere subito. Andiamo a vederla subito, vediamo che auto è. Ragazzi, cioè, mi fanno ridere. Perché quest'auto? Perché mo vi racconto ogni per ogni auto che vinco. C'è una storiella sotto. Cioè, io, voi non immaginate il culo che ti devi fare, il culo tanto, un mazzo tanto bisogna farsi per vincere quest'auto. E qua te la regalano, cioè, così, per vincere quest'auto. Cioè, che poi è speciale, che si può trovare solo in questo gioco. Cioè, in Gran Turismo 1 si comprava e non potevi vincerla. E per comprarla, mamma mia, quanti soldi buttavi giù, quante bestemmie. Quindi vi dicevo, su Gran Turismo 2 sta solo sull'1 e sul 2. Nei giochi successivi quel modello lì non c'è più. C'è il modello più nuovo, che è presente anche su questo gioco. Sta il modello più nuovo, però e fa schifo. È più lento, è più aerodinamico. Sto coglion si butta addosso. Ok, se n'è andato, è sparito nel nulla. Ah, questa è Grand Valley Speedway. Minchia, questa gara mi piace, dai. Anche se mi è sempre stato sul cazzo quando ero piccolo, non riuscivo. Oh, wow, wow, laggata infernale. Non riuscivo a sopportarla, mi dava sempre fastidio. Allora, Vorrei cercar di Tommy Kae, sto leggendo gli sponsor. Allora, qua stava il salto sul Gran Turismo 1, ma l'hanno rimosso. Anche se lo dissi l'ultima volta. Ah, ma io feci il giro veloce con quest'auto su questa pista, mi ricordo. Un video di non so quanto tempo fa. Perché ora vi svelo un segreto. In realtà io quel video lo devo ancora registrare. Cioè, io sto registrando questo video. Esatto. Però il video di Gran Valley Speedway, il giro veloce, lo devo ancora registrare. Voi l'avete già visto, perché io questo video qua che state vedendo ora l'ho registrato tanto tempo fa. Però l'ho caricato quando lo state vedendo. Cioè, in senso, l'ho caricato in una determinata data. In pratica io ho previsto il futuro. Ho previsto il futuro, vengo dal futuro. Accelera, ma che sto combinando? Vedremo poi nel giro veloce come farò. Ah, nel giro veloce sono andato bene. Ma perché nel giro veloce sono andato così bene? Invece qui non riesco. Nel giro veloce prendevo larga questa curva, invece ora riesco. Che bravo, sono migliorato. La gente è fiera di me. È una fiera di me. Ma io su quei cerchioni leggo dei, no, leggo delle scritte, diciamo dei buchi neri. E quindi ho una determinata paura. No, stanno dei buchi neri sui cerchioni. Mo che faccio la curva non li zoom perché mi scoccia. Però vi faccio vedere che se notate bene i cerchioni, stanno dei buchi neri apposta. E questo non lo so perché. Ah, ecco, questa volta mi sono attaccati come una sigaretta. No, vedendo la minimappa, ecco, ora si stanno staccando tutti. La 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 la. Frenata assoluta. Peccato, io volevo usare però quegli altri veicoli. Non li posso usare, ma che cazzo. Ma come cazzo. Beh, allora, qua dobbiamo cercarci di farcela. Dai, cercarci di farcela. Vai. Sali di qua. Buttati giù. Wow, che zumpo. Zumpo significa salto. Oddio, ma che cazzo sto tagliando. Come peggio di un coltello. No, questa battuta era squallida. Come questa curva. E dai, accelera. Ui. Fa perdere tempo. È quello che esce fuori. Cioè, mi fa perdere tempo, dai. Non devo perdere. Cioè, se perdo è il colmo. Perdere con un'auto del genere, su un campionato del genere, è il colmo. Il colmo dei colmi, proprio. Il colmo. Un Mercedes. Vabbè che c'è ancora un giro. Wow, dei pattini. Wow, un carrello, ragazzi. Cioè, ho dato tutto gas, così l'acceleratore, proprio premuto il grilletto, guardatelo, proprio fiero. Riesco a fare delle curve della madonna. Freno a mano non funziona, ma che cazzo.
Mettiamoci scia di sto stronzo con la roof, visto che non vuole essere chiamata Porsche. Quindi questa è la Lega del Pacifico, mi credo una cosa del genere. No, è europea, perché sono auto europee. Pacifico c'avevo auto giapponesi, perciò auto che spaccano i culi. Cioè le auto proprio con i controcazzi. Però peccato, potevano mettere un'auto italiana, cioè che so. Oh wow, non perdere queste stronzate. Vabbè che è ancora. Basta che all'ultimo giro non faccio queste stronzate. Potevo mettere un'auto italiana, che so, l'Alfa Romeo. Se intendo l'Alfa Romeo oppure la Lancia Delta, che hanno delle modifiche estreme, le quali portano a un cacchio, cioè modifiche estreme. Cristo, se era l'ultimo giro perdivo. Cioè se era l'ultimo giro perdivo. Ma va va, col cazzo io perdo. Io sono The Pro. Ma no, guardate sulle ruote, ci sono dei buchi neri. Cosa possono essere? Che significa? Che le ruote non girano, i cerchioni non girano? Oh mio Dio, questo è un trauma, eh. Questo è un trauma. Poi invece vediamo gli alberelli. Cioè io ammiro il paesaggio, che è migliorato rispetto al precedente titolo. Il precedente titolo non ci ho mai fatto una serie, perciò non potete capire. Però sì, la pista è sempre la stessa, però hanno migliorato, hanno messo qualche oggettino in più. La grafica è migliorata, che bello. Dai, queste si chiamano grafiche, no? Le grafiche dei videogiochi vostri. I videogiochi che giocate voi. Cioè io voglio dire, se da Gran Turismo 2 fanno ancora questo difetto. Cioè su Gran Turismo 2, oh, perché mi sta facendo queste laggate così tanto? Su Gran Turismo 2, voglio vedere i veicoli che stavano su Gran Turismo 1. Voglio vedere se sono stati migliorati di modelli 3D o sono rimasti gli stessi come modelli. Vorrei vederlo perché è una curiosità, visto che su Gran Turismo 6 si usano gli stessi veicoli di Gran Turismo 3, i modelli 3D di molti veicoli che sono su Gran Turismo 3, ossia le auto standard. Non sono stati migliorati nei successivi capitoli, ossia il 6, il 5, il 4, e sono stati solo copia e incolla. Vorrei vedere, in questo modello lo vedo che è tutto bello, fatto bene, tutto luminoso. Vorrei vedere gli altri modelli come stanno, però ci farò un pensierino. Ogni tanto mi fa dei cali di frame adesso, prima, cosa che prima non faceva. Cioè mi cala, mi lagga, mi si blocca, guardate, eh. Tra poco vedete un calo, spero che non lo faccia più. Ah, sono l'ultimo giro, ho vinto una nuova auto che spacca proprio i culi con i controcazzi e noi ci buttiamo sotto, vai, fantastico. Io mi sono buttato apposta, cioè ragazzi dai, ma veramente credete che io non sappia giocare? Cioè c'è ancora chi dice che io non so giocare a Gran Turismo. Ma ce ne mi sto dando la dimostrazione che io non sono qualche sembro, che sembravo all'inizio dei video. E quindi un cazzo, mi si è bloccato di nuovo. Una nuova vettura, ragazzi, una nuova vettura. Andiamo a vederla. Ora, andiamo a vederla ora. Andiamo a vederla ora. Andiamo a vederla ora. Ora, minuto e secondo. Perché? Ah, oh, Lega dell'Europa GT. E d'Europa però mi fa la fotografia al mondo. Cioè non lo so. Mi vogliono far perdere tempo. Mi vogliono far perdere tempo. Capisco, sì, mi devo preparare alla Liga Pokémon, cioè alla Liga Gran Turismo. Capisco, tutto quel che vuoi. La Liga Gran Turismo, poi dai, difficile, c'è bisogno di auto con i controcoglioni. Giustamente, mi state offrendo delle auto però fantastiche. E il problema appunto è questo, è tutte queste vetture qui. Perché? Non ne bastava una. Non c'è un Pokédex, non c'è un Gran Turismo Dex che puoi registrarle tutte. Cioè io me le dovrei tenere tutte nel garage, che poi il garage si riempie dopo un po'. Cioè è proprio una stronzata. Che bella quella gialla. È un'edizione limitata, si vince, non si può comprare. Cioè è un'edizione limitata del gioco, nel senso si vince in una gara, però devi cercare molto per vincere. Ci sono certe gare che anche se tu le ripeti, vinci diverse auto, anche pure la stessa gara. E cioè, vada, se vai a vincere quella là, cioè può capitare che capita quella gialla, mi ricordo, la roof. Minchia, oh ragazzi, che tenuta. Mi capitò perché non mi ricordo, una gara verso, se non sbaglio, le trazioni posteriori, quelle cose là. Quei campionati là che non ho ancora fatto e non farò. Forse non lo farò. Quei campionati lì erano un cazzo. Ma perché sto parlando a vuoto? In pratica vincevi quell'auto, appena fatto una fiammata, se sei riuscito a vederli, se no ritornati al minuto che era e cercate di nuovo la curva e vedete se fa ancora quelle fiammate. No, vedetele perché è fantastica quando fiamma.
Che poi si vedono le strisce a terra quando sgomma. Vedi che bello, eh. Vedi che è fantastico, bimbi. Ah, ma ogni volta che sento questa musica io perdo. Stranamente oggi sto vincendo. Stranamente, oddio, non mi devo distrarre. La fontanella sta qui. Un modello 3D fatto malissimo. Tipo ci stanno un macello di campionati. No, mi sa che questa serie non la finisco, ragazzi. Cioè, la finisco con la Liga, però fanno una miniserie a parte, non lo so, una miniserie sotterranea, che cazzo ne so, una qualcosa, tipo stanno, devo pure comprare la Fiat 500, far le gare contro le Fiat 500, cazzo, cioè, stanno un Mini Cooper, no, stanno un casino di cose da fare ancora, tipo, vorrei farle perché sono fantastiche, sai che ce la puoi fare? Minghie, dai che questa gara vinciamo un'auto speciale, me lo sento. Mi sento che vinciamo un'auto di colore blu. Boh, me lo sento nel corpo. O vinciamo un'auto di colore blu, un'altra auto di colore bianco è mischiato con qualche altro colore strano, o celeste, non lo so, vediamo un po' che auto vince. No, veramente non mi ricordo che auto si vinceva, però se sbaglio era un'auto di colore blu. Devo vedere, devo ricordarmi. Infatti il guardrail mi sta dando l'illuminazione blu e bianco. Può essere che sia un'auto di colore blu o di colore bianco o blu e bianco. Tipo, ragazzi, sto scappando come se io dovessi andare a prendere qualcosa. Allora, se mi ricordo dalla prossima gara o dalla prossima prova a tempo, giro veloce che farò, metterò le marce, inserirò le marce manuali. Se mi ricordo, perché io la gara finale voglio fare con le marce manuali, cioè mi voglio divertire di più. Non le ho fatte fino a tutto questo tempo. Voglio cercare di farle. Allora, siamo all'ultimo giro. Non facciamo cazzate. Bravo! Che curva! Senza andare a sbattere, ragazzi, ma ci rendiamo conto. Ma dove le trovate più un pilota come me? Dove lo trovate più? C'è ancora chi definisce altre merde, li definisce piloti. Ma io sono migliore. Cioè, tipo, io vi racconto, come al solito, perché mi piace parlare con voi. Vi racconto che io non ho mai fatto nessun campionato online, nessun campionato, qualche evento stagionale, intendo evento che avviene in qualche determinata città, su vari determinati giochi. Non è mai capitato, ma mai nemmeno una volta. Perciò io, di fronte ad altra gente, per esempio su questo gioco, io non saprei se sono bravo io o è brava altra gente. Io mi giudico in base ai video di altre persone che giocano col volante a questi Gran Turismo, soprattutto Gran Turismo 6, ne conosco molte. Giocano col volante e vedo che certe volte fanno delle stronzate che io col joystick non riesco a fare. Ora non so, perché io so col volante io ci giocavo. Ah, sono andato a sbattere, potevo fare il giro perfetto. Col volante io ci gioco sulla PlayStation 1, perché gli altri volanti li ho dovuti vendere a causa di mancanza di soldi, crisi economica. C'ho il volante della PlayStation 1 e gioco in Gran Turismo, è però impossibile guidare Gran Turismo 2, intendo naturalmente, ma non lo so gli altri Gran Turismo. Io mi limito, non so che difficoltà si provi a queste stronzate qui. Quindi io mi definisco un buon pilota col joystick in queste condizioni. Ma se mettiamo in altre condizioni, cazzo, è già finita la puntata, ragazzi. In altre condizioni, in altri ambiti, non lo so, non so cosa rispondervi. Non so cosa rispondervi, anche se non mi avete fatto nessun domanda. Nira, lo sapevo. C'era quella bianca e quella nera. No, questa è bellissima. Allora, c'è questa nera, poi c'è questa bianca. Sarebbero tipo... No, non posso farvi esempi perché non ci avete mai giocato. C'è un videogioco dove c'erano due macchine. Una si chiamava Angel e l'altra Devil. Erano... È una macchina bianca, una macchina nera, così. Allora mi conoscono l'angelo e il diavolo del gioco. E che fantastico, 670. Ma sono la stessa macchina. Però cambiano i sponsor. Noi andiamo su qua. Eh sì, sono la stessa macchina. 4x4. Questo è... No, questa non c'ha il numero, non c'ha. Però è bella. Potrei fare dei tornei, diciamo, delle gare. Però aspettate. Quanto tempo c'è rimasto? Dai, prolunghiamo un po' la partita, vediamo se si può. Si può prolungare la partita, la giocata ancora di più? Si può?
Mi dicono che si può. Cioè, ragazzi, andiamo a fare questa gara. Oddio, non è che di notte. Ah no, Roma, di nuovo. Però con questo veicolo qua. Potevo farlo anche con quell'arancione, l'Unisia, che è più veloce. Però la sto facendo con questa. Vediamo quanti veicoli speciali stanno. Oh mio Dio. Però la mia è la più bella. La mia è la più bella. Ragazzi, finalmente ci troviamo dinanzi a una gara con i controcoglioni. Queste gare mi mancano. Oh, che partenza. Minchia. Li ho distrutti. Li ho distrutti. Morite. Siete morti. Ho vinto, ho vinto. Ah, del Gisù. No, non vinco auto. Però è giusto vinci i soldi, compri ti care, così. Cioè, tipo, è fantastica questa. Però l'Uninzia è ancora più veloce, ragazzi. Solo che quella non si riesce a reggere. Invece la mia sì. Mi sa che i giri veloci li farò con tutte queste auto qui. Minchia, però non gira questa. C'ha un brutto difetto. Sicuramente quella lì era uguale. Non gira, c'ha un brutto difetto, infatti. Non riesce a girare bene. In confronto all'Uninzia che gira subito. Qui io potrei cambiare pure i cerchioni, ma non lo faccio. Sì, vi sto prolungando il video. Dai, questo è il video, è la parte bonus del video. Parte bonus del video. E se non ne farò più, perché questi sono raduni GTR. Cioè, potrei rifarlo in una prossima puntata, ma non avrebbe senso. Oh, ma non gira proprio, cazzo. In confronto a quell'arancione, là, Nunisia. Questa non serve proprio un cazzo. Zexel Nissan GTR R33. Minchia, che macchina. No, non gira proprio, raga. Spero che quella nera sia proprio il contrario, più lenta però che giri. No, non gira proprio. Non ce la fa. Devo impostarla bene nei setup, cosa che io non so fare. No, ma è fantastica, è bellissima. Ti viene proprio la voglia di giocarci, vedere queste auto qui, ti viene proprio la voglia, la frenesia, dai, cazzo. Dai! Cazzo fai! Cazzo mi con... Ma dopo come li ho distaccati? Cioè dai, potevano farli più veloci, peccati poverini, potevano prendere delle macchine migliori. E io posso partecipare, io ho un veicolo adatto, è proprio Nissan Skyline GTR 33, è solo che è un modello un po' potenziato rispetto al normale, e quindi è venuto un po' così veloce, ma non fa niente, cioè alla fine è quello. Oh, ma perché mi fa ste laggate, Cribbio? No, fantastica, c'è le luci nere, non si vede un cazzo. Bellissimo, bravo. Ma perché mi sta facendo sti cali di frame? Perché? Spero abbia registrato la mia voce. Spero abbia registrato la mia voce. Oddio, non mi fate spaventare. Non mi spa fate spaventare. Bellissimo. Oh! Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? Sto strisciando contro il guardrail. Aiuto, aiuto. Dove andiamo? Di qua. Prendi qua. Mi sto uccidendo la mano per girarlo. Devo buttare giù il Cristo e il demonio. Madonna, non gira! Ecco, bravo! Sforzati a girare un po'! Madonna! Proprio non ce la fa, non ce la fa, raga! Non ce la fa! Va bene, ho vinto, dai, così, giusto per, diamogli la vittoria! Diamogli la mia vittoria! Tutti con la R, però il mio è Zexel! La mia non è Skyline, è Zexel! Vediamo le altre, scusate! Ecco qua! Ecco, questa qua! È fantastica, è fantastica. Aspetta, guardate, guardate ora. Che figura. Io te lo supero là davanti. Peccato quello, ci sarà rimasto di merda. Ma questo è verde chiaro e verde scuro? Rosso, rosso. Sarebbe in pratica questa qua. La mia sarebbe questa qua. Però in versione più bella e più figa. E quindi ragazzi, io vi saluto. E basta, niente. Ciao a tutti ragazzi, ricordatevi, se volete altri video chiedeteli. Ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao.